Salve amiche ed amici, qui insieme in un nuovo tutorial sul ping pong. Come esercitarsi nel ping pong? Allora vi insegno il dritto, il rovescio, il servizio, per esempio come rovesciare. Cioè vanno a raccogliere, no? Per quello che dicono i giocatori di ping pong. E vai, vanno a raccogliere. Il doppio servizio. Dicevo, perché sto senza tavolo? Perché serviva per un servizio. No, vabbè, prima bisogna allenarsi ai rimbalzi. Quindi la schiacciata che è frenata dai cartoni che stanno qua. La schiacciata il rovescio in questa stanza c'è poco rimbalzo, c'è molto eco ma non c'è Umberto, se no sarebbe una stanza letteraria. Così? Certo, finché non ti stanchi, anche perché io che me lo compro a fare un tavolo che giocherei da solo? Se non segno io, chi segna dall'altra parte? Perché certo, sarebbe più facile appoggiare, accostare un tavolo al muro e giocare a ping pong così. Ma non mi serve. Comunque, devo ammettere che se questo è sport, lo sport è salutare, allora la paletta può servire così. Ciao! Tanto per quello che mi serve lo sport. Altro che storie, capito? Tre rimbalzi. Mica stiamo qua a scherzare. Vi saluto. E che mi sono stancato. Beh, un'altra schiacciata, giusto perché mi state seguendo, che oggi ho fatto un collegamento da vivo Hangout. Spero che vi sia piaciuto.
presa. Spero che vi sia piaciuto l'hangout di oggi. Ne farò altri, ma vengono ucciso con la videocamera che ho. La vera camera. Vabbè. Forse in questa parete è meglio. Così mi avete fuori campo, ma avete nel campo la pallina. Ah, ostia, vediamo un po'. Ecco qua, l'ultimo servizio e poi basta. Se no il video viene troppo pesante, poi chi lo carica più. Un saluto a tutti e al prossimo tutorial sportivo. Ciao! E ricordatevi, mens sana in corpore sano, salutare e sport. Ciao! Già mi sono affannato, mi sono scannato, mi sono ammazzato, ciao! Questo sì che è agoniare, agonismo. Mazza.